dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che abbiamo salvato Teo dalla foresta. E io ieri, finita la live, ho riesplorato un po' Furni, ho riguardato un po' la foresta. Non c'è veramente nient'altro da fare che non andare a Deningrad. Quindi vuol dire che per proseguire dobbiamo andare a Deningrad. E nessuno ha cambiato nessun dialogo, non c'è niente, il premio l'abbiamo preso. Quindi no, non ci siamo persi nulla. Meru e Rose sono andate via e niente, dobbiamo andare a Deningrad. Sicuramente a Deningrad ci diranno qualcosa da fare per poter andare. Per forza. Le sesore. Eccoci qua. Città di Deningrad, entra. Freddo, che freddo! Vengo da Tiberio e questo tempo rigido non fa affatto per me. Non siamo guerrieri, è troppo rischioso attraversare la foresta. Purtroppo la foresta è diventata un covo di mostri. Gli animali della foresta si sono trasformati in belve. Cosa c'è nella foresta? Rompo il cazzo. Salve, oggi fa caldino. Deciditi. Allora, andiamo nelle case. Siamo spostati l'altro ieri, sono felice come una Pasqua. Ah, sposati. Sposati Benedetti il vescovo Dille. Non proprio Felille. Un po' forte. Uno stato. Possiamo già cercare polveri? È rigido, è rigido. Salve. Ciao, Tava. Niente che ci interessa. Io la pozioncina Charm, io due... Per il bene della live devo comprarle. Purtroppo ogni tanto le devo usare. Allora, questi oggetti qui sono troppo aleatori. Cioè, la roba random non ci piace. Questi teniamoli. Dietropitificante ci pensa Shana. Tengo uno. Anche preghiera angelo, tecnicamente. Cioè, resuscita la gente ci pensa Shana, quindi. Meru ha abbandonato il party perché aveva roba da fare. Stesso Rose. Non ci interessa, non ci interessa. Questo ci interessa, grazie, sì. Lastra non ci interessa. Veste del maestro ci interessa, sì, grazie. Oh, finalmente degli equipaggiamenti nuovi per Ashel. Ora ne abbiamo il 15. Vintale 5, questo ce l'abbiamo. Protettore, moneta da... Sì! Qui la corazza mitica. Vabbè, un giorno avevamo tre corazze mitiche e tre caschi mitici, no? Quindi. Ma non è questo il giorno. Fai vendo un po' di merda. Di equipaggiamenti. Tipo la lama rovente la tengo. La spada bastarda non ci serve più. La mazza non ci serve più. La cappa non ci serve più. La tiara non ci serve più. La ginocchiera non ci serve più. Questi li tengo tutti. La zanna di Mario non ci serve più. Obsoleta. Ah, 10.000 gold l'ho fatti non spendendo niente per tutto il primo CD. Quindi volendo, smettendo di comprare tutto. Ok.
Oggi c'è il sole e fa quasi caldo. Decidetevi, sto meteo è incerto. A me sembra molto freddo a vederlo sto posto. Clinica del cazzo, non interessa. La chiesa nazionale di Mille Sesò, il nostro centro spirituale, si trova in cima a questa scalinata. Che è dove dobbiamo andare, mi sa. Se no non ce l'avrebbe detto. C'è niente? C'è niente? Se li avrà letti tutti, se è così, strabiliante. Strabiliante! Anche voi avete libri? Andate alla Biblioteca Nazionale, là troverete qualsiasi libro cercate. Niente polveri, niente polveri. Ma se non ricordo male, le polveri sono tipo tutte nel castello di Leningrad. Ora è presto per le polveri. Non abbiamo accesso a tutta la città. Dobbiamo tornare in futuro, sicuro. Però non possiamo esplorare bene. Si dice che l'albero... Aspetta, devo trovare una voce per dirle. Si dice che l'albero divino che vive nel nostro cuore e l'ultimo frutto siano stati protetti dal male grazie ai sigilli creati dagli antichi alati. Sarà silente. Secondo la leggenda, quando il sigillo viene rotto, la fine del mondo si avvicina. Proprio come l'ultimo frutto, noi umani siamo uno dei frutti generati dall'albero divino. Albero madre? Elden Ring reference Legend of Dragoon? Perché la fine del mondo rimanga solo una leggenda, dobbiamo eliminare il male dai nostri cuori e vivere nell'onestà. È la nostra missione in quanto creature dell'albero divino. Elden Ring, palese ispirazione Legend of Dragoon. Palese, voglio dire. Miyazaki non ha inventato niente. La lore di Elden Ring. Sì, lo so. È riferito tutto all'Yggdrasil, eh. Tranquilli, lo so, lo ben so. Sera. Un albero divino. Non ne avevo mai sentito parlare. Noi non conosciamo ancora quali sono le intenzioni di Lloyd. Qualsiasi informazione può esserci utile. Oh, devi andanti. Benvenuti a Leningrad. Io sono il vescovo Dille. Un servo dell'albero divino. Io mi chiamo Dart. Questo è il disegno di cui parlavate? Sì, esatto. L'albero divino. Ma è solo una rappresentazione. Nessuno ha mai visto il vero albero. Ciononostante crediamo nell'albero divino. È la fonte della vita in armonia. Volete sapere altro sull'albero divino? Certo. Sì, grazie. Il mattino? L'albero divino è germoglio di vita. Da esso nasce ogni forma di vita. In principio, il nulla riempiva l'universo. Poi il creatore Soa scese dal cielo. Non rovinare questo momento, per favore. Lui e i suoi seguaci crearono il mondo. Infine, Soa pose un seme nella terra. Il seme crebbe in un grande albero. Il grande albero diede 108 frutti e dai frutti vennero creature diverse. Fu così che nacquero 108 specie.
per riempire il mondo di vita. Questo è uscito un anno prima di Final Fantasy IX, copiato Albero di Lifa da Legend of Dragoon. L'albero divino aveva svolto il suo compito, ma si racconta che esso sia ancora protetto dal sigillo di Soa. Ok. Io ho l'impressione che non sia bello. Cioè, nel senso... Ok, è la nascita del mondo, ma è inquietante quell'albero. So, è stronzo. Cioè, è brutto, è incute timore. La storia è questa. Avevo sbagliato voce. Il mondo è stato creato con un destino stabilito da Soa. L'albero di Dio, piantato da Soa, è l'albero divino. Se volete saperne di più al riguardo, dovete andare alla Biblioteca Nazionale. Intendete la Biblioteca Nazionale di Mille Sesò? Potremmo entrare nel paradiso del sapere. Chissà se sono pronto a ricevere tutta questa incredibile fortuna e se riuscirò a mantenermi lucido. Tu sei nerd. No, non posso. Il paradiso del sapere risplende e mi richiama. Albert, tutto bene? Andiamo! Sai, Ettolo, credo che 108 non sia causale, casuale. Credo siano 105 creature nel bestiario, più umani, alati e draghi. Sarebbe... credo sia preciso. Non sia casuale il 108. Voi chi siete? Vi rendete conto che state parlando al bibliotecario Ute? No, scusate. Allora cosa volete? Avete interrotto la mia cerimonia senza motivo? Non mi piacciono i vecchi scorbutici. Io voglio essere un adorabile vecchietto. Avete detto qualcosa? Un momento. Ci è stato riferito dal vescovo Dille che qui c'è una meravigliosa biblioteca. Se volete potete andare subito alla biblioteca. Oh, un momento. Ho chiuso la porta a chiave. Potreste aprire la porta per noi? Sarebbe straordinario per me. Potrei appezzare simili tesori dell'intelligenza. Va bene, smettetela di guardarmi così. E ne sono grato. Vi farò passare. Il cervello mi sta iniziando a incartarsi con tutte le voci che devo fare. Che vecchio borioso. Non dire così. Dobbiamo fare tutto il possibile per trovare Lloyd. Giusto, lui ha usato un drago e un dragone a Serdio e a Tiberoa. E ha tenuto la collaborazione di una lata. Non sappiamo che cosa farà qua. Sì, anch'io ho pensato a Ute, Papa Ute. La Biblia... Ah, aspetta, io premo. Non mi sembra un posto da polveri, ma io premo. X ovunque. Io devo... vado a giro con la X in turbo. Vaffanculo. Ci dici altro? Primo passo verso la fede consiste nell'accettare la realtà così come essa è. Va bene. Va bene, zio, va bene. Qui ci siamo già stati, sì. La biblioteca è qua. Le donne governano questa nazione. Sono la regina Teresa e le quattro sacre sorelle. Tutte donne. Girl power, cazzo. Girl power. Io premo. È in ottimo stato. Non mi stai dicendo che non ci sono polveri a Deningrad? Voi giovani non capite quanto sia bello vivere una vita tranquilla con la propria moglie. No, lo capiamo benissimo, sopra, presto. Tesoro, è una bella giornata oggi. Grazie. Andati dal cazzo, vecchia. Oh, scusa, no, so. Esagerato, sono un po', mi sono triggerato. Le persone fanno body boppi. Qui ci si cura? Lohanda? Come siamo messi? Quasi full. E me li tengo sti 20 gold. Parlo con la gente e me ne vado. Volevo venire in questa città per visitare la biblioteca. No, 50 gold sono tanti. Polveri? Ah, non pippano a Deningrad. Pare che non pippino a Deningrad. Levati. Detti body blockers. Anche un piano superiore, però non sembra usato. Non sicuramente dopo si aprirà ci sarà le polveri 100%. È locandiere e nasconde la bamba.
Il castello è limpido come un cristallo. Pare che una specie estinta usasse quell'edificio. L'ho imparato a scuola. Alati? Questa è la Biblioteca Nazionale di Mille Sesò. È piena di libri difficili. È noiosa. Beh, non ci andremo adesso. Andiamo a quest'altra porta. Prendiamo cose. È caldo. Ah, se non c'è qui, non c'è polvere. Bambini in particolare. Cosa avevo detto? Bisogna giocare in silenzio in casa. Allora, se non c'è una polvere in quel cazzo di camino, non c'è polvere a Denigrad. È impossibile. O sono tutte nel castello, perché i ricchi hanno la bamba, vedi? C'è una cerimonia in corso, passate più tardi, ok? Mi stai dicendo che il castello è la Milano bene, piena di polvere, e invece la città non ha polveri? Potrebbe. Dio boia, quanto è grosso. Incredibile. Questa è la fonte del sapere di Endines. Troverete qualsiasi cosa che vi possa interessare. L'intera parete è ricoperta di libri. Forse possiamo trovare qualcosa sulle Virago e sulla luna che mai tramonta. Fissare queste cose per tanto tempo non provoca un certo effetto anche a voi? Sì, mi ha reso saggio. Gongol confuso. Giganti non avere libri. Ecco qualcosa sui draghi. Parla anche dei dragoni. Possiamo dire che la guerra di Serdio sia stata originata dallo spirito di dragone evocato da Lloyd. Evitiamoci per cercare meglio. Su, muoviamoci. Dovrò usare il cervello. Era un po' di tempo che non lo facevo. Come fare, Gongol, a leggere parole? Se Rose fosse con noi, ci avrebbe raccontato un sacco di cose. Ma si è levata dal cazzo! Torneranno non appena avranno concluso le loro faccende. Dai, dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Bla bla bla. Allora, cerchiamo. È sugli alati. Io credere. Credere? Gongol non capire le lettere umane. Gongol guardare figure. Te lo leggerò io. Gli alati sono creature con le ali di luce in grado di usare i poteri magici. 11.000 anni fa erano ricchi di fama e avevano un potere magico con cui erano in grado di far volare intere città. Fare volare le città. Sì, non sarebbe immaginabile nel nostro mondo. Si estinsero dopo la guerra contro gli umani che lottavano per la loro liberazione. Malenus era alat. Ah sì. È Dart. Malenus era alat ed era viva. E noi dragoni dovremmo essere solo una leggenda. Una leggenda narra sempre la verità. Guarda questa figura. Umani e draghi. No, dragoni e draghi. Questa? Virago manipolate dagli alati. Piccolino, Gongol, è tanto tenero. Ciao, hai scoperto qualcosa? Questo libro parla degli oggetti lunari divini. Sono solo oggetti divini di una leggenda, tanto per iniziare. Non ci sono altre informazioni. Se riusciamo a trovare qualcosa sul significato degli oggetti lunari divini, penso che riusciremo a scoprire il piano di Lloyd. Ok, ti leggo la parte più interessante. Dopo la guerra dei draghi, gli umani controllavano il continente di Endines. E suddivisero in quattro parti, istituendo tre nuove nazioni. Ad est, Serdio. A sud, Iberoa. A nord, Mille Sesò. La parte occidentale del continente era una regione inesplorata. Il cosiddetto confine letale. Le nazioni condividevano tre oggetti divini, ereditati dagli alati come prova della loro alleanza. Gli oggetti lunari divini racchiudono un potere magico, cui uso rimane sconosciuto. Uso sconosciuto? Il mistero deve essere nascosto lì dentro. Proverò a cercare più a fondo. Quindi, tre regioni più una X, confine letale. Inesplorata. C'è l'albero? Possibile che ci sia l'albero? La regione inesplorata. L'albero, ci crediamo? Hanno fatto un filmato sull'albero. Io non ci credo che non c'è l'albero. Quindi, confine letale, regione inesplorata. Nessuno ha mai visto l'albero dal vivo. 2 più 2. Esordio e conclusione della guerra dei draghi. È un dipinto che ha per tema la guerra. Rappresentazione dei dragoni. Questi sono i dragoni durante la guerra, che sono il primo team di Rose. Sono un dipinto dell'albero divino. Targa delle creature con le ali. Deve trattarsi degli alati. Reliquia da Nit. Il tragico villaggio. Nit è la casa di origine di Dart. Santa Luvia?
Questa devo averlo già vista. È la barca. Questa è la nave. La Santa Luvia, principessa Luvia. È la nave fantasma. Noi abbiamo trovato questa nave fantasma. Sì, è molto più longevo di un Final Fantasy normale. A meno sotto quest è molta più trama Legend of Dragoon. Longevo, lo sapete o non ho mai capito? Qual è quello giusto? Longevo. Questo libro parla di dragoni. Dragoni della leggenda? Longevo. Sì? Esatto, gli eroi della guerra dei draghi. A quanto dice questo libro, noi siamo i primi dragoni ad essere apparsi dopo di allora. Forse. I dragoni vengono chiamati quando la storia li chiama. Quando la storia li chiama, eh? Lavitz era un dragone, come anche Graham, Doyle e Lenus. Le loro morti sono state necessarie? Questo lo potrà dire solo la storia. Io ovviamente non lo so. Tuttavia, tutto è iniziato con lo spirito di dragone evocato da Lloyd. Se Lloyd è una parte necessaria della storia, allora il nostro viaggio sembra modellato sul suo destino. Nonostante appartenessero alla genealogia umana, i sette eroi che 11.000 anni fa ebbero la meglio durante la guerra dei draghi potevano volare in cielo e lanciare incantesimi. Una volta esaurito il loro compito, sparirono insieme agli spiriti di drago, come vittime di un destino ineluttabile. Questa leggenda sembra suggerirci che al termine di questo viaggio noi scompariremo. Cosa? È longevo, la parola giusta. Avete finito la vostra ricerca? Prestige. Mi sembra di no, non abbiate fretta. Dimmi altro. Parlare con Lavis. Albert. Questo posto è meraviglioso. Sembra che tutte le conoscenze che la mente umana abbia mai concepito siano qui. Sto leggendo un libro di politica in questo momento. È molto... Dovresti occuparti di politica dopo che avevamo trovato Lloyd, grazie. Sì, scusa. Lascia che ti legga la parte che parla dei draghi. Secondo questo libro, i draghi sono la seconda specie più potente tra le 107 creature che hanno avuto origine dall'albero divino. 107? I loro attacchi e il loro potere sono in grado di sovrastare gli avversari. Per questo Soa decise di equilibrare la situazione limitando la loro intelligenza. Così che i draghi furono controllati dai più intelligenti umani. Durante la guerra dei draghi di 11.000 anni fa, i draghi lottarono contro le Virago, creature manovrate dagli alati, ma non riuscirono ad evitare di essere annientati. Non sono stati annientati, come dice quel libro. È vero. Inoltre, sono controllati dai dragoni. Cercherò qualcos'altro. Tutto parte dalla guerra dei draghi. Dimmi altro. Di cosa avete bisogno? Di nuovo quell'area di superiorità? Naturalmente, io sono superiore. Bellissimo. Preferisco essere simpatico alle ragazze che sentirmi superiore. Hai 70 anni, Ashel. Non mi occupo di queste cose. Sembra siate interessati alla guerra dei draghi. Alati, oggetti lunari divini, draghi e dragoni. Tutto questo ha a che fare con la guerra dei draghi. Quindi Lloyd ha qualcosa a che vedere con la guerra. La guerra dei draghi è la mia specialità. Forse posso esservi d'aiuto. Davvero? Dica! Sappiamo solo cose frammentarie. Capisco. Quella che vi posso raccontare io è la leggenda dei draghi. Della guerra dei draghi. Sicuramente ho sbagliato voce, però vabbè, mi stava sul cazzo. Sta sul cazzo, quindi è la voce antipatica. La leggenda sulla guerra dei draghi racconta di sette guerrieri dragoni ritenuti l'incarnazione di veri draghi. L'opposto, vabbè. Questi guerrieri combattevano coraggiosamente con i draghi al loro fianco. Tuttavia, nell'era dove leggenda era realtà, gli alati dominavano su tutto, persino sugli dei. Gli dei ascoltarono le preghiere del dittatore Melba Frama e gli donarono un grande potere. Melba Frama. Ma egli ne abusò. La terra di Gloriano Imperiale venne arsa dalla fiamma di Dio e diventò cenere. La rabbia e il dolore della gente alimentarono la causa dei dragoni che infine liberarono gli dei.
Privati del potere degli dèi, gli alati morirono e l'era degli uomini ebbe inizio. Gli dèi fluttuarono in cielo per 11.000 anni, osservando il mondo, proprio come la luna che mai tramonta. Posso dire, personaggio miglior meglio doppiato fino ad adesso, e io gli ho completamente rovinato il mood facendolo parlare così. No, vabbè. Melba Frama. Perché quell'altro aveva detto Melbu Frama. Io ho detto Melba Frama. Si sono cozzati i doppiaggi, forse. Beh, la voce rimarrà la stessa. La storia è questa. Avete scoperto qualcosa su Lloyd? Oh, peccato. Una vera sfortuna. Visto che siete già qui, potete anche fare un salto di sopra in archivio. Già fatto. Sono altri libri? No, solo documenti sulla storia di Millesesò. Agli stranieri potrebbe sembrare roba di poco conto, ma per la gente del nostro paese sono tutti preziosi oggetti storici. Questo è un oggetto abbandonato dal mostro nero quando distrusse la nostra nazione. Il mostro nero? Sono già trascorsi 18 anni. È sorprendente che un ragazzo come te ne sappia qualcosa. Io sono nato a Nit. Oh mio Dio, è un sopravvissuto del villaggio? Ho inutilmente anticipato tutto. Perfetto. Questa è la vetrata della chiesa di Nit. Te la ricordi? Sì, vagamente mi ricordo. Era veramente un mostro. L'unica cosa è che sono sopravvissuta alla fiamma nera. Sapete qualcosa di quello che accadde a Nit? Sopravvissuto qualcuno? Che io sappia, soltanto una persona. E chi era? Io? La seconda sacra sorella di Millesesò, sorella Luanna. Sembra che tu non la conosca. Comunque posso dirti qualcosa sul mostro nero. Esiste una leggenda sul mostro nero e il figlio della luna. Vuoi sentirla? Certo. È paradossale, ma le persone che visitano la chiesa di Nit pregano per la loro felicità mentre osservano la vetrata in cui è raffigurata la leggenda del mostro nero e del figlio della luna. Perché oggi Lor ha creato il mostro nero. Appare in numerose leggende come un demone che si ribella agli dèi e li divora. Un essere che rifiuta la pace nel mondo. Il dio che è la luna che mai tramonta. La luna che mai tramonta si tinge di rosso ogni 108 anni. È il segno che l'Araldo verrà inviato sulla terra. L'Araldo che noi conosciamo come figlio della luna. Si narra che il figlio della luna resuscita gli dèi in terra e purifica il mondo. Il mostro nero lo odia, lo detesta, lo maledice e ucciderà il figlio della luna. Il triste karma è infinito. Questo dio dimora eternamente nei cieli e nel mondo regna il caos perenne. No, allora, prima sembrava che il figlio della luna che scende era il mostro nero,
Invece no, il mostro nero è per uccidere il figlio della luna. Non è cambiato nulla. Questo è il villaggio di Dart distrutto dal mostro nero. Sto esitando? È stupido. Che cazzo? Mamma! Sono tornata. Quanto tempo è passato da quel tragico giorno in cui persi la vista? Oggi posso nuovamente vedere, grazie all'amore di tante persone, come la nostra setie. E l'albero divino benedica tutte le vittime di quella tragedia. Luanna, unica sopravvissuta di Nit. Chi c'è? Ah, non è che vede veramente, se non ero di traduzione. Nel senso, può vedere grazie all'amore. È comunque cieca ancora. Non volevo spaventarvi. Chi sei? Una viandante. Non abbiate paura. La gente di Nit e mia madre riposano qui. Sei anche tu qua per visitare il cimitero? Credo di sì. Allora conosci Nit? Quanta lore oggi, pensavo di menare le mani. Si esprime il mostro nero. Io non vedo più. Mamma, ho paura. Una fiammata nel viso ha preso poverina. Stai indietro. Dov'è la principessa Luvia? Dov'è nascosta la figlia della luna? Non lo sappiamo. Perché tutta questa malvagità contro il nostro villaggio? La principessa Luvia se n'è andata per mare. Questo dovrebbe bastare a soddisfarti. Ora lasciaci in pace. La possibilità di eliminare il figlio della luna arriva solo una volta ogni 108 anni. Nel momento in cui nasce, ovvero quando la luna si colora di rosso. Il neonato figlio della luna ha un potere magico. Ha il potere di cambiare tutti quelli che circonda in discepoli del dio in serve. Devono spianare la strada all'arrivo del Dio. Ah! Il mio obiettivo è di uccidere tutti coloro che erano presenti al passaggio del figlio della luna. Mamma, rispondimi! Il caldo brucia! Mammina! Come ha fatto a sopravvivere? Luvia. Lei, scusate. Mammina! Quindi se ne è sbattuto il cazzo. Cioè, non è Luvia, quindi via. La comunque risparmiata. Perché racconta il piano e il plot explaining del villain. È stato un miracolo se sono sopravvissuta. Aldo. Capisco, quindi sei diventata cieca allora. Sì, però Dio mi ha fatto un altro dono. Sorella Luana può vedere nell'anima delle persone. E può sentire anche il loro dolore. E per questo sorella Luana ha sofferto molto. Ma ora, apprezzo questo potere che mi è stato donato perché posso guarire il dolore che la gente ha nel cuore. Se vuoi che guarisca il dolore che c'è nel tuo cuore, basta che me lo chiedi. Io ti posso aiutare. Beh, non è necessario. A proposito, avete finito? Sì, presto dovrò tornare a Deningrad.
posso venire con voi. Anche se avete dei cavalieri al seguito, la foresta è piena di mostri spaventosi. E io posso proteggervi. Ah, bene. Allora vi chiedo di venire con noi. Undicimila anni di dolore nel cuore, giustamente non vuole farli vedere. Che direbbe, cazzo, tu sei un drago da 11.000 anni, che cazzo fai? Casa di Meru? Quanto tempo è passato? Chissà se staranno ancora tutti bene. E se si sentono soli senza di me? Quanta lore! Wow! Ehi, attenzione! C'è qualcuno che arriva dal confine? Chi sei tu che non mi riconosci? Hm? Meru, sei tu Meru? Guaraha? Porco... Da quanto tempo non ci si vede? Sembri in gran forma. Sembro davvero in gran forma? Perché sei partita senza dirmelo? Dove sei stata? Hai capelli bianchi, Meru. Questo non me lo ricordavo per niente, ve lo giuro. Ehi, ho fatto un sacco di strada per tornare. Non devi rimproverarmi. Non sei felice di rivedermi? Qui sono totalmente in blind. Non mi ricordavo niente di questo pezzo. Sono molto felice di rivederti. Ma lasciando la foresta è infranto un tabù. E non so se gli altri abitanti della foresta ti perdoneranno, Meru. È una lata! Chi se ne importa di tabù? Gli abitanti della foresta? Gli umani che stanno fuori? È una lata! È una lata anche lei, come Lloyd! E Lenus? Viviamo tutti nello stesso mondo, perché mai dobbiamo tracciare un confine e separarci in questo modo? Quello che vorrei sapere anch'io. Ho sempre vissuto in questa foresta. Vorrei proprio saperlo. Lo chiederò all'anziano. Tu non sai niente. È una lata! Meru? Te ne vai di nuovo? Non ho ancora chiesto niente all'anziano. Vabbè, volevo esplorare, scusa. E il vicolo cieco. Mi si arriva dal vicolo cieco della foresta qui. 100%. Ok, questi teletrasporti me li ricordo. Raga, è tutto lore questa puntata. E mi piace, sono felicissimo. È tutto lore. Sono tornata? Ops. Sembra che non siano contenti di rivedermi. È Meru. Meru è tornata. Questa è la mia casa. Posso tornare quando mi pare. Il tuo egoismo è intollerabile. Non hai più un posto che puoi chiamare casa, Meru. Però... È vero. Bella, Pelli. Grazie. Grazie ancora. Tu sei la pecora nera di tutti gli alati. Come osi tornare così spudoratamente? Vabbè, ormai... Vabbè, l'hanno detto, dai. Pensavi che fossi contenta di partecipare alla decadente vita umana? Barden, di cosa state parlando? Torna dai tuoi umani. E rimani con loro, così assisterai alla loro distruzione. Basta! Anzi, basta! L'anziano! Beh, Bill. Tu hai lasciato la foresta per tua volontà. Come mai ora sei tornata? Voglio semplicemente rivedere tutti. Lasciare la foresta è un peccato mortale che non si può perdonare. Lo sapevi quando hai deciso di partire per il mondo per gli umani? Per questo motivo non ti è più permesso tornare qui. Sì, l'ho fatto, ma è strano. E madonna, Pelli, troppo. Il mondo è centinaia di volte più grande di questa foresta. Naturalmente esistono umani cattivi, ma ci sono anche molti umani buoni. Non li avete mai conosciuti e non dovreste odiarli. Sono persone che detestano gli umani solo perché appartengono ad un'altra razza. Si tratta di una sparuta minoranza. La realtà è che vogliamo salvare la vita. Tutto qua. Effettivamente si sono sterminati a vicenda, cioè.
Gli umani hanno sempre avuto paura del potere magico degli alati. Una paura che alla fine si trasformava nel bisogno di sottometterci usando un'unica strategia. Soggiogarci oppure ucciderci. Chiama Blano lui. È per questo che abbiamo creato un mondo tutto nostro, la foresta, dove agli umani non è permesso entrare. Torna al mondo da cui provieni. La tua presenza è fonte di rabbia per tutti gli altri. Poverina. Capisco. Me ne vado. Meru! Mamma! Lasciala stare. Papà, stai scherzando? Madonna, poverina. Le regole sono regole. Andiamoci. Mamma, papà. Deve essere dura per te, ma devi andartene, Meru. Fuori dai piedi, subito. Esiliata. Madonna, poverina. Io sono abbastanza sconvolto dalla quantità di plot che in mezz'ora ci hanno tirato addosso. Baraka, cosa fai? Silenzio, voglio parlare con te a quattro occhi. Sembra che tu non abbia ricevuto un'accoglienza troppo calorosa. Non fa niente. Ora stai in silenzio per un po', Meru. Era solo il momento sbagliato. C'è molta tensione in giro ultimamente. Sempre per colpa mia? No. Da un po' la terra ha iniziato a muoversi. Beh? Non la senti, Meru? Mi sembra, ma solo un po'. Gli animali della foresta si comportano in modo selvaggio. Questa deve essere la causa, ma che cosa sta succedendo? L'anziano Blano dice che è presagio del ritorno alla vita del drago. Ma non del solito drago. Anche i nostri antenati con i poteri magici più potenti non sarebbero mai riusciti a sconfiggerlo. Di che tipo di drago si tratta? È il drago più forte di tutti. Il re dei draghi, con 7 occhi magici. Il drago divino. Quanta lore... Quanta trama in 40 minuti, Cristo! Drago divino? L'anziano dice che il sigillo è stato rotto, per questo sono tutti nervosi. Ma noi abbiamo l'ammazza draghi e il bastone blocca draghi! Se non sbaglio. La spada che uccide i draghi, l'ammazza draghi, è andata perduta. Ce l'ha Lloyd! È quella di Lloyd. Non sono stata io. Lo sappiamo, era nascosta insieme al bastone in un posto a cui solo l'anziano aveva accesso. E il discorso che volevi farmi a quattro occhi riguarda il drago? Anche, ma voglio anche dirti qualcos'altro. Meru, non andartene. Voglio che tu resti al mio fianco, ti proteggerò io se sarai criticata. Sei gentile, come al solito, ma se lo facessi, verresti odiato anche tu. Devo andare, i miei amici mi stanno aspettando. Hai degli amici? Sono grandi, mi insegnano sempre un sacco di cose. Ciao! E la trattano meglio degli alati, evidentemente. Meru! Il risveglio di questo drago divino imminente è quello che sta facendo incazzare praticamente tutti. E non ce la faccio oggi.
Cucciolo. Deathwing, sì, sì. Minchia. Ok. Che cosa farete? Ah no, era... Che cosa... Che cosa farete? Volete partire alla ricerca di quell'uomo? Lloyd? Quando avrete tempo andate a Nit. È possibile cambiare il passato. È impossibile cambiare il passato. Dovrete affrontarlo. Affrontandolo forse scoprirete da dove venite e dove state andando. Grazie, essere superiore della biblioteca, incredibile. La voce è sbagliata. Forse mi devo ricredere su quel vecchio. Dobbiamo aspettare Rose e Meru. Può andarla a cercare. C'è qualcosa che non va? No, ho sentito un piccolo brivido. Tutto qui. Qualcosa non mi torna. Allora, io salvo e respiro un attimo perché ci hanno vomitato addosso una quantità di trama che io non ero assolutamente pronto. Gigi, non avendo un affitto, sì. Se avessi un affitto inizierei già a zoppicare. Comunque, mi fa molto ridere. Nel senso, allora, Delmo, non voglio farmi gli affari tuoi, ma riesci a campare con Twitch? Chiedimi semplicemente la seconda frase, perché non voglio farmi gli affari tuoi... E poi ti fai gli affari miei, è come dire, è come quelli che fanno, non sono razzista, ma, cioè, chiedila direttamente. Non ho problemi a risponderti. Abbiamo esplorato tutto, vero? Stella, non si può andare. Rose? Avete scoperto qualcosa su Lloyd? No, non abbiamo trovato tracce. Ma ho incontrato loro. Sono Luana e Setie. Alve. Scusatemi, ma avete subito dei cambiamenti fisici ultimamente. Di cosa state parlando? Sono la Luana, Setie. Grazie, sorella Luana. Ora posso camminare anche all'esterno. Come posso ringraziarvi? Non ti preoccupare. È questa la funzione delle sacre sorelle. Vorrei parlare con voi. Possiamo andare da qualche altra parte. Albert, trasmetti dove ti scopa tutte le principesse del mondo. Datti un'armata. Emil, dimenticata? Voi siete le famose sacre sorelle di Mille Sesò, Luanna e Setie. È un piacere conoscervi. È un piacere incontrare degli eroi che hanno sconfitto il drago nella baia di Illisa. Abbiamo ammazzati tanti di cose, eh? Cioè non è che ora bisogna essere famosi solo perché si è ammazzato un drago. No? E Fairbrand non se lo ricorda nessuno? Abbiamo sconfitto Doyle? No, frega niente. Vabbè, il bel drago della baia di Illisa. È stata una fortuna averla seguita da Nit. Sorella Luanna, ho sentito parlare di voi dal bibliotecario Ute. Noi abbiamo qualcosa in comune, siamo dei sopravvissuti di Nit. Quindi anche voi avete vissuto quella tragedia. Già. Ricordate qualche cosa? Altri sopravvissuti o magari qualcosa sul mostro nero? Qualsiasi cosa. Ricordo soltanto un suono, il suono del terrore. Mi dispiace, non credo di poterti aiutare. Capisco, ma non fa niente. Il fatto che qualcuno sia sopravvissuto a quella tragedia significa che io posso ancora sperare che il mio viaggio un giorno o l'altro mi porterà al mostro nero. No, ai genitori, al mostro nero. Hai ragione. Ma questo significa che sei stata anche tu a Nit, Rose? L'ho appena detto. Mi è capitato di passarci.
Sorella Luanna, come va la salute del nostro Dart? Sì, cosa intende con cambiamenti fisici? Vedo che voi ragazzi avete dei poteri straordinari. Potete poteri che hanno qualcosa di sovrumano. Sembra che la fonte del vostro potere sia in tumulto. Un altro potere che ha influenza su di voi sta per rivelarsi in anticipo. Questo è ciò che vedo. Si sta svegliando adesso. Beh, ora si sta svegliando il drago divino. Questo è quanto posso dirvi. Se vi ho confuso ancora di più, perdonatemi. In questo momento, ora, adesso. Infatti, sorella Luan, questo è... Risposta alla vostra domanda. Ora potete scoprire la verità sull'entità che esercita un'influenza su di voi. La guerra non è nella natura umana. Gli umani combattono solo se abbracciano la follia. Lo stesso vale per la vendetta. È uno strumento per amplificare la follia. Ed è dalla follia che ha origine il potere dei dragoni, i cavalieri draghi. Infatti lo sto leggendo con la voce di Rose. Quella di Rose. Un giorno accadrà qualcosa se non sarete in grado di liberarvi dalla vostra follia. Chissà se sarete capaci di tollerarla. Oppure il vostro spirito. Dart? Mi sembra di stare meglio. Così. Guarda quanto cazzo è bello. Senza musica, senza niente. Bellissimo. Non ha distrutto chissà che. Il suo. Non ha. Ah, intanto è senziente. Cioè. È intelligente questo drago? No. Però non aveva intenzioni di distruggere. Era più un. Guardatemi, sono tornato. Cioè, ha distrutto roba semplicemente volando. Ma non è che è andato a distruggere il palazzo. Cioè. Rabbia o animosità verso gli umani e verso le cose. Amici! Mio Dio, non può essere! Ecco che arriva quello che guarda con sette occhi diabolici che solca i cieli, con le sue sette ali. Siamo nei guai. Già. È il re dei draghi, il drago divino, e tu lo sapevi. Allora la leggenda diceva il vero. Il re dei draghi, rinchiuso dagli ormai estinti alati, riposa sul suolo di mille sesò. Ma quando si sveglierà, sarà solo il terrore a regnare sul mondo. Comunque sia, dobbiamo vedercela con un drago. Già fatto, nessun problema. È il re dei draghi, però. Voi chi siete, gente? Noi siamo dragoni. Ah, così, proprio ci possiamo fidare, vero? Beh, l'abbiamo capito. Siamo i cavalieri draghi che hanno il potere di dominare sui draghi. Dragoni? Leggendari cavalieri draghi. Questa è la ragione per cui sento questa grande energia dentro di voi. Ma perché i dragoni sono venuti nella nostra nazione? Per sconfiggere quel drago? No. Siamo qui sulle tracce di un uomo. È un uomo abietto e pericoloso, anche per chi ha la forza di un dragone. Cosa ha combinato quest'uomo? Responsabile delle macchinazioni che hanno portato alla guerra di Serdio e ha ordito un complotto per cercare di impadronirsi di Tiberoa. Vorrà portare il male anche a mille sesò? Oh, è quello il drago? Andate dalla regina Teresa. Sembra che avremo bisogno del potere di voi dragoni. Quanto? Giuro, io sto registrando. Sono 54 minuti che è iniziato questo episodio. È un'ora di trama ininterrotta.
possiamo affrontare gli umani, possiamo cavarcela anche contro gli animali della foresta. Non te ne sei accorto, è passato un drago? Ah, ok. E così quello è il drago, la razza della leggenda. Ma, polveri? Cassa. Questo è uno dei Big Four finali. Non mi spoilerare niente, Dispel. Non so cosa tu intenda con i Big Four, quindi non... Finisci questo. Beh, finisci sto discorso. Ho finto di non aver letto niente. Se il drago dovesse tornare, ci sarebbe un pandemonio in città. La cavalleria verrebbe incaricata di mantenere l'ordine. Chi andrà a sfidare il drago? Sacro Hank. Ho chiesto. Ma nel senso, cosa intendi? Il drago finale è Ugin, sì, sì. Resuscita dalla morte? Vabbè, dai. L'obiettivo è non morire, non essere resuscitati dalla morte. Dai, qui c'è polvere. Allora, si sono dimenticati le polveri stellari? Un drago? Certo che ho paura, ma devo pure agire. Ma non ho dato dialogo. Dimentichiamo il passato, mi concentrerò solo sul lavoro. Oh, non hai visto niente, Tavani. Stiamo valutando quale strategia adottare contro il drago, tornare dopo. Non abbiamo idea di dove atterrerà, non sappiamo nemmeno come trafiggere le sue squame. Che strategia possiamo adottare? Anche se è impossibile, dobbiamo provarci. Un ragionamento, non è che Lloyd ha detto appositamente al party di venire a Mille Sesò perché sapeva che il drago divino avrebbe reagito alla presenza dei dragoni? Possibile. Il dipinto è molto attivo, chissà se l'autore era un pittore famoso. Molto plausibile. Oh! Gli serve Shana. Allora. Shana... Secondo me è il figlio della luna. Per ora, da quello che si è capito. Per il potere che c'ha nella fronte, reagisce alla luna, risveglia le virago. Shana è stata riconosciuta come principessa Luvia nella barca, nella nave fantasma, e il mostro nero cercava Luvia. E il mostro nero è il mostro che scende dalla luna per uccidere il figlio della luna. Quindi secondo me Shana è la principessa Luvia, nonché figlio della luna. Lloyd sta cercando gli oggetti lunari per cose. Quindi o voleva loro a Mille Sesò perché gli serve il drago divino, oppure semplicemente gli serve Shana. E quindi semplicemente dove va. O il drago divino è una conseguenza, anche perché Lloyd per ora non mi sembra in combutta con gli alati. Nel senso, cioè... seguito dagli alati, ma non è ancora tirato fuori le ali, quindi... Belli, grazie! Grazie! Beccato Teo 90. Teo 90. Grazie mille. Tra l'altro Teo l'abbiamo salvato ieri dalla foresta. Lol. Ah, boh, non lo so, non credo ci siano dei Big Four. E ci sono i draghi. In questo momento il capo della cavalleria sta spiegando come affrontare il drago. Silenzio, scusa. Solo se possiamo fare è difendere il castello e la città. Madonnina. Come dobbiamo affrontare il drago? Oh. Visto? Il drago, no, no. Porto niente io. È orribile, che creatura orrenda. Allora, sul fatto che Shana sia il figlio della luna... sono quasi certo per i dati che abbiamo. Non me lo ricordo dalla prima run, eh? Non me lo ricordo da 20 anni fa. Sto ipotizzando con i dati che ho adesso. Però bisogna capire perché Lloyd ha bisogno dei draghi o del figlio della luna.
Posso dirvi solo una cosa, non importa quale mostro affronteremo, alla forza dei santi cavalieri nessuno può resistere. Prima sacra sorella Miranda. Ok, determinate cose me le ricordo. Avete mai visto il mostro? A quanto mi riferiscono i miei uomini, è più grande di una nuvola e più veloce dei nostri cavalli. È impossibile che esista una creatura del genere. Perché siete così fiducioso? È impossibile che esista una creatura del genere. Idiota! Cazzata, Miranda. Parlate dei nemici basandovi solo sul sentito dire. Volete mettere a rischio la vita dei vostri uomini? Ritenetevi congedato, comandante. Mi piace lei. Sì, signora. L'ho finito. Però determinate cose della lore me le ricordo, determinate no, fortunatamente no. Calmati, Miranda, sei di fronte a degli ospiti. Luan, Setie, sono lieta di vedervi tornare sale e salve. Non cambi mai, sorella Miranda. Non comprende le nostre attuali condizioni. Chi sono queste persone? Lei è la sorella più incazzata, quella più guerriera. Sono venuti con me perché vogliono salvare Mielesesò dall'invasore. Hai detto salvare? Se non facciamo qualcosa verremo nuovamente attaccati e la prossima volta potrebbe essere un attacco diretto. Sapete qualcosa sul mostro? È il drago divino che è stato svegliato dal suo lungo riposo. Non mi stupisce che sia irritato. Il drago divino? Oh, stai parlando del mostro rinchiuso nella montagna del drago mortale, ok? Sì, il re dei draghi ha segregato dagli antichi alati. Il drago divino è tornato in vita. Davvero? Calma, Miranda. Hai detto che salverete questa nazione. È possibile per noi umani sconfiggere un drago? Non lo sappiamo ancora. Tuttavia dovremmo riuscire a fermarlo. Senti sicuro di te? Noi siamo i cavalieri draghi capaci di dominare i draghi. I cavalieri draghi... I dragoni. Non c'è nessun altro in grado di affrontarli. Vuoi dire che siete gli eroi della guerra dei draghi? I dragoni? Non loro. Siamo la seconda serie, diciamo. Io ero rimasta stupita. Tuttavia non leggo menzogna nel loro cuore. Questo significa che possiamo contare sul vostro aiuto per sconfiggere il drago divino? Sì? Certo che potete. In ogni caso dobbiamo affrontarlo. Abbiamo un favore da chiedervi però, vostra maestà. Una cosa di cui abbiamo bisogno prima di poterci lanciare all'attacco del drago divino. 3 caschi mitici e 3 corazze mitiche, no? Ok. Dice che nell'antichità gli alati abbiano creato un'arma per lottare contro i draghi. Una spada per uccidere i draghi chiamata Ammazza Draghi. Cosa? Come fai a saperlo, Rose? Meru? Ops, non ho detto niente, Meru. Aspetta un attimo. È la spada che... Lavitz. Nessuno ha reagito a come ha reagito Meru, ok? Sì, esatto. È la spada che quel cane ha usato per uccidere Lavitz. Non me ne posso dimenticare. Inoltre dobbiamo per forza trovare anche l'altra arma. Di che arma si tratta? Il bastone blocca draghi. Come dice il nome, è un bastone magico che blocca il potere dei draghi. E dove si trova questo bastone? Stavo per chiederlo a voi, ma a quanto pare qualcuno di noi ne sa qualcosa. Vero, Meru? Rose ce l'ha il cervello. Che cosa stai dicendo? Ne sai qualcosa? Parla, su via, per il bene della nostra nazione. Perché esiti? Va bene, ve lo dirò. Credo che si trovi nella foresta degli alati. Nella foresta degli alati? Che cazzo è? avrebbe detto così. Sarebbe la parte settentrionale della foresta sempreverde. Ma vorresti farci credere che gli alati esistono ancora? Allora il mito delle fate della foresta sempreverde era vero. Ah, le fate! Le fate! Ecco cos'erano le fate! Che dicevano i bimbi. Regina Teresa, andrò nella foresta degli alati con queste persone per trovare il bastone bloccadraghi. Verrai anche tu? Naturalmente. Sono problemi troppo gravi per lasciarli solo sulle vostre spalle. E poi... Voglio capire fino a che punto potete arrivare voi dragoni. Avete davvero il potere narrato della leggenda. Vi prego, ragazzi, salvatemi Mielesesò dal drago. Tu, andiamo alla foresta degli alati? Non c'è tempo da perdere. Ana? A posto?
Anna? È loro sorella. Lo sta sentendo. Ho ragione. Un momento, non vedo Shana. Dove è andata? Deve essere rimasta indietro. Andiamo a cercarla, non abbiamo tempo da perdere. Wait. Ok, mi era venuto un dubbio. Ale! Alessio Perisi 89. Perisi. Quasi 2 anni di robe col Delmo. Grazie, Ale. Grazie, cazzo. 23 mesi. BBB. Qui? La signora che era con voi è andata nella stanza del sigillo. La signora ha qualche problema. È corsa via nella stanza del sigillo senza aprire bocca. The fuck? Shana, tutto bene? Dove mi trovo? Quando sono arrivata qui? Shana, t'a posto? Non lo so, ma che mi è successo? Miranda, a cosa serve questa stanza? Questo castello veniva usato come fortezza dagli alati. Dice che in questa stanza fosse usata in una cerimonia per sigillare qualcosa. Parliamo di oltre 10.000 anni fa. Non sarà questa la ragione per cui il drago divino ha attaccato il palazzo di vetro? In altre parole, forse sta cercando di sfogare l'ira che cova contro gli alati. O di rompere questo sigillo. Baby. Perché sei venuta qui da sola? Si è sentita chiamare come quella volta dalla Virago? No, questa volta è stato diverso. Sono svegliata qui. Sento un calore. Passato adesso, mio... Cos'è? Non ce la faccio più. Non sento più il potere del drago d'argento bianco. Tu, anche tu sei un dragone? Io? Gli spiriti di dragone manovrano il destino. Riesco più... Shana! Ehi, cosa succede? Cos'è questa pietra? Capisco. Ho perso i sensi. Tutto a posto? Sì, ma non credo di poter più proseguire con voi. Ho bisogno di riposo nelle condizioni in cui ti trovi. Lo sapevo dal giorno in cui ho guardato la luna a Furni. Ero sicuro che mi sarebbe successo. Torneremo subito dopo aver sconfitto il drago divino. Aspettami fino ad allora. Amore, anche lei, eh? Quell'Avis, no, eh? Su col morale! Lavorerò sodo per te, Shana. Anche Kongon. Non ci metteremo molto. Dart sarà presto di nuovo con te, Shana. Non vi preoccupate, sono abituata ad aspettare. Grazie a tutti, comunque. Miranda, abbi cura degli altri. Oh, l'avrà! Va bene. Questo dicevo!
quando dicevo la... questo me lo ricordavo, che la squadra endgame ce l'abbiamo già, ma quasi, perché la squadra endgame è questa, è Miranda e Ashel, non Shanna, non cambia niente, è come Albert Lavitz, è esattamente identica, cambia l'immagine, però è questa, è Miranda. Miranda è il nuovo drago bianco. Ebbene sì. Ebbene sì. E se non sbaglio, sì, alle identiche statistiche. Non cambia assolutamente niente, esattamente come Albert e Lavitz. Io ero sconvolto da quanta roba è successa in un'ora. Shanna era a livello giusto. No, no, era un livello dopo Dart. Era il 23 Shanna. No, no, ha preso il livello di Shanna. Paro paro. Era il 23, eh. Il party era 23, 24, 20... Era 24, 23, 24. Ok boys, ah non chiudo ora, un po' di mani le voglio menare. Spiace, ma un po' di mani le voglio menare. Sarebbe bello chiudere con questa botta di lore e basta, ma no. No, spiace. Io devo menare le mani. Ora il drago divino no. Andiamo a prendere il bastone. Ora dobbiamo andare a prendere il bastone. E soprattutto abbiamo Miranda in squadra. Chissà se ci fa vedere l'animazione del drago per la prima volta, come con Ashel, come se fosse una nuova animazione drago. Intanto io riesploro. Io non ho furia. A infilare dita in tutti i sette occhi del drago divino. Città di cazzo. Che sei bella. Oh, quanto mi mancava. Bella, Iettolo. Comunque andranno tutte su YouTube prima o poi, eh? Quindi nessuno perde niente, tranquillo. Oh, era un po' che non menavo. Ah. 226. Drago, devo vedere se mi fa l'animazione. Sì. Che bella, Che bella. Tanto è bello, c'hai i leggings neri sotto. Sotto l'armatura, a differenza di Shanna che era nuda. Vediamo un figlio del cielo. Dai, sto rodando. Abbiamo appena preso Miranda, guardiamola. Ah, non fa chi fa. Ah. Ok, che bella che è. Non è uguale, non è assolutamente uguale. È cambiata la voce, è cambiato l'aspetto del drago. Poi lei sta tutta in avanti col bacino strabello. Ah, mi spiace. Io ci sono affezionato a Miranda. Passeremo molto più tempo con Miranda che con Shanna, quindi. Ah, vale. Sementa. Che bella che sei.
Che bella, eh. Bellissima. Miranda Drago è stupenda. Sorella Miranda, non ci sono stati altri movimenti da parte del mostro sulla montagna del drago mortale. Bene, se succede qualcosa informate il palazzo di vetro immediatamente. Sì, signora. Ora pensiamo alla nostra missione della foresta degli alati. Non riusciremo mai a vincere senza il bastone blocca draghi. Quindi di qua si va dal drago, ok? Quindi qua si va alla montagna. Qui è dove c'era il cane, che era un lupo. Cane lupo. Non c'è niente, ok. Quindi era l'altro vicolo cieco. Ok, bisogna andare all'altro vicolo cieco. O si è aperta la strada in fondo a destra. Può essere. Scarso Dart, madonna, potessi levarti, te lo giuro. Oh, lei fa... Yeah. Non fa più. Ah. Yeah. È più guerriera, Miranda, di... Ciano, più guerriera. Più cazzim, c'ha più cazzim. Scappi, stronzo. Eroe folle. Un giorno ce l'avremo al 5 l'eroe folle. Lo toglieremo finalmente. Fai gli stessi danni di Dart quasi. Tanto il mucco è lui. Lui è la mucca da danni, abbiamo capito. Dart è la via di mezzo stupida e inutile e Miranda è la curatrice. Comunque il fatto che lo spirito di dragone ha lasciato Shanna nella stanza di Cecilia avvalora la tesi che ella sia la figlia della luna. Quanto cazzo ho farmato con Shanna? Vedete? Tenere Shanna dall'inizio del gioco, cazzo? Tenere Shanna dall'inizio del gioco. Questo vuol dire tenere Shanna dall'inizio. Questo vuol dire. La magia più forte di tutto il gioco è quella. E ora ve la faccio vedere. Anche se non c'è assolutamente un motivo, ve la faccio vedere. Secondo me lo spirito di dragone ha riconosciuto Miranda come dragone nuovo perché non riconosce più Shanna come tale. Perché si sta risvegliando il potere di Shanna come figlio della luna. E il dragone deve essere umano. Capito? Ragazzi, sto per piangere probabilmente perché abbiamo adesso la spell più forte di tutto il gioco. Questa è una spell che fa danni 100% luce. Figli del cielo è 25%, ok? Quindi fa 4 volte i danni di figli del cielo più cura, resuscita e toglie gli status a tutto il party. Col casco mitico. Questo è il drago d'argento bianco, la vera fattezza del drago d'argento bianco. Quando ho detto io ci sono dei draghi che sembrano astronavi, il drago bianco.
Vabbè. E abbiamo finito il gioco. Terzo CD. Appena presa Miranda, c'ho il drago al 5. Bene. Lo userò. Allora, prima voglio vedere se posso andare in basso. Si può. E cosa c'è di qua? Finalmente posso esplorare. Non me la sento di usarla adesso troppo. Questa è roba che dovrei avere nel CD4, ragazzi. È tutto sul... andrà tutto sul tubo, sul tubo. Prima o poi. Cioè, Miranda con una cazzo di spell fa 1400 e ti fulla al pari. Denmo, ma perché me... Io mi ricordo ancora quando mi insultavate nella prigione, appena preso Shana, che io misi Shana in parti dicendo dobbiamo soffrire e tenere Shana in parti dall'inizio. Io me lo ricordo di tutti voi malfidati che mi insultavate perché c'avevo Shana nel party. Who's laughing now? Who's laughing now? Beh, ora lei non ha più senso di prendere punti spirito adesso. può curarsi d'ora in poi nei combattimenti e aspettare il suo turno da caster. Tu non c'eri, Em, tu non c'eri. Recupererai tutto. Vabbè, ormai sai tutto. Wow. Se anche Dart mi va al 5, tra poco mi metto a piangere. Non me lo merito i draghi al 5, diciamo. No, invece me li merito, ho farmato come una merda. Perché siamo fuori? Dove si va di qua? Non è il momento. Io non ci devo andare adesso. Se mi ci fa andare, vuol dire ci posso andare. Sono un po' in panico qui, eh. Vedo i nomi dei miei genitori. Ah! Top! C'è veramente altro da fare? Proprio, cioè comunque minchia, per la lore ci hanno messo un posto dove potevi andarci, è un punto, cioè una strada e una tomba, però ci hanno messo una polvere stellare per dare un senso alla tua esplorazione. Bravi, questa si chiama cura, si chiama voler bene a il giocatore che fa le cose. La posso andare anche su io qui? Ma c'è qui? La cassa l'avevo già preso. Ho già preso sta cassa, sì. Sì. Vabbè, portiamo il drago, gli spiriti al 5 e poi mi cura e basta. Cioè,
livello al massimo. 150 punti spirito prende ora. Con un attacco fa un livello e mezzo di drago. Lei cura per sempre. Mi serve qualcosa tipo l'anello lenitivo per gli MP. Ditemi che esiste. Attacco di 5 metri. Eroe folle! Più che raddoppiarli, devo fargli recuperare. Serve qualcosa tipo l'anello lenitivo che dice alla fine, all'inizio del turno recupera gli MP. Sì, ciao, non mi hai nemmeno preso. No, sto rubando dotazione agli altri. Si attacco con lei. Attacco di 5 metri. Sì, l'avevo già preso. Ok, andiamo verso su. Salve. L'unico neanche senza world map. Su Final Fantasy 9 giri fuori, qui puoi solo nelle città. Però più dettagli nelle città. In cambio ha perso una world map. Posso dire che non me ne frega un cazzo della world map? Io non sono un esploratore, non sono Dora. Io voglio giocare a un gioco con una bella storia e delle belle cose. E per me questo, il gioco è dungeon e trama. A me della warm up, io sono contento così. Siamo in un vicolo cieco. Eccoci all'ingresso della foresta degli alati. Forse verrò cacciata di nuovo. All'ingresso io non lo vedo. Vabbè, incantalanifere. Un fine magico qui. Gli alati si sono rinchiusi nella foresta all'epoca della guerra dei draghi. Come mai non hanno più voluto vivere insieme agli umani? Ricordate la guerra dei draghi? Vabbè, una domanda un po' stupida. Certo, è la guerra che gli umani, i quali ricevono il potere dei dragoni, combatterono per rivelarsi dalla dominazione degli alati. Gli alati sono ancora in collera per quella guerra. Inoltre, gli alati detengono un potere sconosciuto dagli umani. Ah, che bella. L'anziano mi ha detto che quel potere è la linea di demarcazione tra noi e gli umani. Bart, Meru, ma tu sei... E la... Te l'ha capito? Sì, sono un alata. Sei sorpreso? Un po'. Lo dovrei? Perché non ce l'hai detto subito? Vabbè, sì. Ma i segreti ci sono, non è che mancano, Dispel. Mi avresti creduto? Mi avresti trattato come un'amica se ve l'avessi detto, ragazzi? Certo che sì. Meru è Meru. Giusto? Se abbiamo Kongo in squadra, cioè, potevi dircelo tranquillo. Allora, andiamo a trovare gli alati. Le cose si fanno le cose si fanno serie. No, non è che perché sei alata allora ti metto in squadra, eh? Cretina. Chissà cosa ci succederebbe... Il gioielliere. Chissà che cosa ci succederebbe se il drago divino arrivasse nella foresta. Dobbiamo combatterlo con la nostra magia, ma probabilmente saremo sconfitti visto il nostro attuale livello di potere. L'anziano dice che non ci estingueremo collaborando con le altre specie. Altre specie? Riferisce agli umani? Esatto. Però non credo che nella foresta questo verrebbe capito da tutti, me incluso. Il sigillo. Salve. Meru, umani? Meru, ho fatto entrare gli umani! Per galli? Vado subito a dirlo all'anziano. Snitch, amico delle guardie, schifoso. Ah no. Fermi, sono amici miei. Non siamo qui per combattere, vorremmo solo avere in prestito il bastone blocca draghi. Il bastone blocca draghi? Meru, come hai osato svelare i nostri segreti? Ma il drago divino si è svegliato. Cosa possono fare gli umani se non sanno nemmeno usare la magia? Siamo draghi? Ciao. Entriamo? Lei è strozzissima, eh? No, meglio di no. Dobbiamo prendere l'iniziativa o tutto verrà distrutto. Incluse la foresta degli alati e le città umane.
E voi, un momento. L'anziano ha detto che incontrerà gli umani. Voi non innervosite la gente della foresta. Non siamo abituati a vedere gli umani. Però attento a fratelli Bardell. Li meno, non c'ho problema. Cosa vuoi dire? Li sbricio. Andiamo ad Arthur, l'anziano Blano è dall'altra parte della foresta. Prima premo ovunque a caso, di nuovo, si sa mai. Così voi siete umani, questa è la prima volta che vedo un umano. Minchia, hanno vissuto qui veramente sempre. La foresta non accoglie gli umani. Alcuni qui nutrono sentimenti omicidi. Per esempio i fratelli Bardell. È un ordine dell'anziano, ha detto di farvi salire. Sì, per favore. Ah, subito! Ah, vabbè, tanto non c'ho bisogno di salvare. Questi sono i letti degli alati, hanno una strana forma. A quanto pare il loro modo di vivere non è tanto diverso da quelli degli umani. Scemo io se ricordo una cosa qui. Il muro scorre acqua verde. Una credenza, non è molto diversa dalle nostre. Le barriere razziali sono più dure da abbattere del previsto, ma forse voi ci riuscirete, me lo sento. Aspettiamo la volontà dell'anziano, lui si fidava di voi. Perciò anche noi ci fidiamo. Ok? Senza la pietra non potete usare né la magia né volare. Questo è un altro vecchio che ha riutilizzato l'asset dell'anziano. E dai però. Papà, mamma, sono tornata. Beh, tu ti rendi conto di quello che stai facendo? Allora gli umani alla fine ti hanno deluso. Non parlare male dei miei amici. Meru. Sono sempre io. Voglio proteggere gli abitanti della foresta a modo mio. Insieme a Darte e agli altri. L'anziano ha creduto a Meru e ha permesso agli umani di passare di qui. Anche tu devi fidarti di lei. Umani. Il drago non è un vostro alleato? Alati umani sono nemici. Perché volete combattere il drago insieme a noi? La guerra dei draghi è finita più di 10.000 anni fa. Inoltre non ci sono validi motivi per cui le nostre specie debbano combattere tra loro. O sbaglio? Vero. Caro, le nostre idee forse sono un po' all'antica. O nostalgici, eh? Prendetevi cura di Meru. Brava mamma. Non dire cose del genere, io so badare a me stessa. E anche a loro. Oh, Meru si prende cura di voi? Certo. Chi? Darte gli altri. Non c'è tempo per discutere. Ha ragione, Meru. Andiamo dall'anziano. Ok, d'accordo. Vai. Tuo padre ti parla in modo duro, ma è veramente felice di rivederti. Mi sembra che gli piacciono anche Darte e i suoi amici. Non perdiamoci in sciocchezze, andiamo subito dall'anziano. Va bene, andiamo. Tua madre ha ragione. Vederti mi fa sentire meglio. Tu devi fare sempre come meglio credi. Naturalmente, sono la tua unica figlia, papà. Io penso molto. Arrivederci. Fa piacere tu pensi molto. Cos'è successo, scusate? Quanto immediata questa cosa? LOL? Vabbè. Andiamo una alla volta. Quella madonna. No, c'è troppa roba. Fai vedere quell'altro.
Eppure io mi ricordo una cosa qui. Non vorrei sbagliarmi. Non potete usare la magia? Non potete neanche volare, deve essere una seccatura, non è così? Possiamo fare tutto, Stella. La stanza di sopra serve per guarire. Potete approfittare quando volete. Grazie. Lenus? Non è una creatura alata di questa foresta. Ok, quindi è una alata, ma non di loro. Lenus, una creatura alata che non conosciamo. Pensavo fossimo l'ultima alata rismasti. Ok, quindi nel Lloyd... Allora, Lloyd non si sa, sinceramente, se è una alata o meno. Lenus è una alata, ma non... Bardell, lasciali passare. Possiamo sconfiggere il drago divino per conto nostro senza chiedere aiuto agli umani. E non vogliamo parlare di una tradicice che è scappata dagli umani. Ma cosa vi è successo? I Bardell che mi ricordo erano molto più gentili e molto diversi da voi. Mia sorella minore è stata uccisa da un umano. No. Mia sorella era affascinata da te, Meru. E ha lasciato la foresta. Credeva che il mondo esterno fosse meraviglioso. Non ci serve l'aiuto degli umani. Hai altro da dire? Fuori! Potrebbero essere altre vittime. Buon per voi. È un'ottima chance per capire quanto siete inutili. Noi alati non moriremo. I nostri poteri magici sono migliori di quelli dei dragoni. Voi siete forti, eh? Non fatemi ridere. Vi rendete conto che siete decaduti perché avete affannosamente cercato di aggrapparvi ad una gloria passata? Cosa stai dicendo? Distrutto! Potete a malapena volare e cos'altro? Forse non la penserei più così dopo che avrei visto questo! Piccia. Tuca. Coglione. No. Questo è il leggendario dragone. Tuca, silenzio. Andiamo a batterci contro il drago divino. Zitto, zitto, distrutto, zitto! Tornerò ad occuparmi di tua sorella minore alla fine del mio viaggio. Ciao, Mucco. Fidati di noi per ora. Bella, Gabri! Chi si vanta del proprio potere scompare davanti a chi il potere lo possiede davvero. Distrutto! Stop! It's already dead! Io vado. Poveri... Cioè, nel senso, l'avete già umiliato. Basta, vattene, vai avanti. Non siamo nemmeno capaci di vendicare nostra sorella minore. Il drago divino non sarà mai più. Sento le ginocchia deboli. Riesco a muovermi. Ma è tutto vero? Picchia. È un imbranato, fratello. Come osate, umani, solo perché il vostro potere magico ci spaventa? Ci mandate i più pericolosi distruttori di tutti i tempi, i dragoni. No, veramente siamo sciocchi umani. Vi condanno per l'assassino di mia sorella. E ora vi annienterò. Stai calmo. Os? Non c'è nessuno qui. Dov'è l'anziano? Mi sento molto meglio. Questa è una cura magica? Forse è un modo per scusarsi della loro scortesia. Anziano, scusate, siamo in ritardo. Beh. Oh, salve. Benvenuti, umani e gigante. Io sono Blano, l'anziano della foresta. Blano l'anziano di Milano. Io sono la prima sacra sorella di Mille Sesò, Miranda. Perdonate la nostra visita in attesa. Vorrei che ascoltasse la nostra storia. Il drago divino si è... Lo so. Il drago divino è tornato in vita sulla montagna del drago mortale ed alcuni dragoni si stanno dirigendo verso di noi, ma che il nostro destino sia quello di soffrire. Il messaggero del palazzo di vetro e le persone che sono in procinto di arrivare
Il nostro avversario è davvero immenso. Occorre unire le forze di ciascuno di noi o nessuno riuscirà a sopravvivere. Né il palazzo di vetro, né la foresta. Volete dire? Teniamo la potenza dei dragoni insieme con la nostra saggezza. Però ci presterete il vostro bastone? Domani fai live? Sì. Non abbiamo l'ammazza draghi ora. Il bastone blocca draghi è la nostra ultima risorsa. Noi non abbiamo più il potere per usarlo, però. Se lo farete voi, siete in grado di dominare i draghi, allora potremo giocarcela ad armi pari contro il drago divino. Veramente molto gentile. Va via, noi non possiamo prendere parte allo scontro. Che rimane di noi è quello che vedete. Non possiamo estinguerci. Io invece partecipo, eccomi. Lo so, anche tu sei un dragone, Meru. Dato lei è una lata dragone, cioè nel senso, non conta un cazzo, puoi essere anche una blatta, puoi essere un dragone. Venite dentro, vi mostrerò dove si trova il bastone blocca draghi. Io non vi voglio finire di esplorare questo posto, però. Vediamo là, Meru. È attratta da quegli umani? Sì. Veramente in gamba, anziano, voglio partire insieme a loro. Io non voglio proseguire. Voglio vedere mia madre e mio padre ogni volta che lo desidero. Cercando di dirmi che dovrei rigettare il nostro comandamento? Non è ancora arrivato il momento. Ma un giorno molto vicino arriverà il momento in cui noi gli umani potremo vivere insieme. Va con loro, comportati da alata. Osserva gli umani e tutto il resto del mondo. Le esperienze ci guideranno. Ok, ricevuto. Ci vediamo dopo. Io non ho salvato prima, cazzo, io non voglio proseguire. Se poi qui non ci posso tornare. Sarà Meru la persona che ci guiderà nel mondo esterno. Io non volevo andare a sinistra perché mi sembrava ci fosse troppa roba. Dove stanno portando il mondo questi umani? Deve essere il corso del tempo. Solo il destino ce lo dirà. Il bastone blocca draghi è conservato nella terra proibita, laggiù. Terra proibita? Il luogo dove sono sepolti i nostri orribili ricordi. Una volta, fino a 11.000 anni fa, vi sorgeva il palazzo degli alati e rappresentava la terra promessa della prosperità eterna. Chiamava capitale reale di Cadessa, ora sono solo delle rovine senza nome. Sicuro? Siete sicuro che possiamo entrare? Nessun pericolo, tutto è sepolto nel passato. Bene, faremo tutto quello che possiamo. Siete pronti? No! Un momento solo. Ma c'è che non va? Non sappiamo quando arriverà il drago divino. Sento la presenza di un mostro laggiù. Sono rimaste quelle delle scorie di potere magico che terrono i mostri. Non sarà facile arrivare al bastone blocca draghi. Quando siete pronti venite qui da me. Vi accompagnerò alla terra proibita. Devo finire di esplorare il posto. Ho mancato una stanza. Porca troia. Tipo di qua cosa c'è? Ah, si scende. Perfetto. Cazzo, c'era un'armeria. Cioè, mi mancava un'armeria. Sono pazzito. No. No. No, 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 no. No, no. Niente. Thank you.
Sono titubante a cedere i nostri oggetti magici agli umani. Non mi è stato ordinato dall'anziano. Beh. Ega. Niente che ci serva veramente. Quindi niente, sappiamo che nessuno di questi posti può portare altrove. Voglio mostrarvi un po' di cose. Questo cos'è? Quanta roba stavo perdendo? È l'arcangelo. Ah, il dio protettore degli alati. Me l'ha detto l'anziano. Tipo, lo uccideremo prima o poi. No, detto lui. Tu non ci credi, Meru? Non so, nessuno mi ha mai protetto. O forse non lo so e basta. Ok, fine del giro. Cioè, palese boss opzionale. No. Un giorno torneremo qui, lo apriamo e lo uccidiamo. Ah, guarda. Meru, lo sapevo, stai tornando da me. No. Voi siete umani. Voi sareste gli amici di Meru? Esatto. Questo è Guara, un mio amico. Comunque, che puntatona oggi, minchia. Come hai detto? Un tuo amico. Siamo cresciuti insieme, no? Sei la mia fidanzata. Cosa? Non sapevo che avessi un fidanzato, Meru. Si scopre sempre qualcosa di nuovo su di te, Meru. E cosa stai dicendo? È vero, no? Pensavo che fossi solo una bambina. No, pensavo che fosse solo una bambina. Allora è vero che gli alati hanno una lunga vita e che non sono così giovani come sembrano. Mi state analizzando? Qual è il tuo rapporto con Meru? Rapporto? Siamo solo amici. All'inizio ha insistito per venire con noi. È così? Non abbiamo tempo per discutere di queste cose. Guarda, perché te ne stai rinchiuso qua dentro? Ci sono cose enormi che stanno accadendo all'esterno. Come ci ha detto l'anziano, il drago divino è tornato in vita. Perché continui a difendere la foresta? L'altro giorno ti ho lasciata entrare nella foresta, Meru. È per questo che sono stato sospeso. Certo, se potessi difendere la foresta, anch'io. Come vuoi. Andiamo a trovare l'anziano. Rimani qui ad intristirti. L'ho già trovato. Quindi era... dovevo venirci prima. Meru, sei cambiata. Cambieresti anche tu se uscissi di qui, guarda. Stronzo. Solen. Io abbiamo un comandamento noi alati. Possiamo fare tutto quello che ci chiedi, Meru. Sì che potete. Cose. Un tavolo piuttosto grande. Dove tira di bamba lui? Sì, la risposta è sì. Ecco come si distrae perché l'hanno rinchiuso. Monello. Ok, ora ho dato. Per sicurezza io mi rifaccio un altro giro premendo tutto. Trovata una ce ne potrebbe essere due. Dovrei essermi dimenticato qualcosa. Questa foresta trasforma la linfa vitale degli alberi in potere magico. Questo raggio è la magia. Ah. Tuo padre ha sempre desiderato e tu tornassi a casa, Meru, sempre. Un altro dialogo. Non importa quanto mi hai deluso, lei è il nostro figlio. Non quanto mi ha deluso. Non c'è un altro posto dove Meru si può sentire a casa. Papà! Basta. Vabbè, dai, il classico papà austero. Oh, sembrate felici. A dopo. Dai, hanno chiarito. Sono contento. Sì, ma polvere stellare? Qua? Qui ci siamo già andati? Salvettino me lo fa.
all'uscita. Anzi, scusate la morbosità, ma... io so così, quando gioco ai CDR... Devo essere sicuro di aver fatto tutto. Gli RPG, dai, ai JRPG. Degli alati. Odora un po' di vino, è davvero un barile. Porco... lo vedete? Rewarded! Cosa ho detto? Cosa ho detto? Io dovessi sicuro di aver fatto tutto. Me l'ero persa. Cura questa. Minchia, tutte ste cure prima di andare in un posto. Che cazzo di boss sta per arrivare appena vado alla terra promessa? Sono stato allo shop, sì sì. Ma non ho preso il martello. Non ho preso niente, non c'è niente che mi serve. Ho detto, l'unico oggetto che veramente vorrei è un anello che fa con gli MP quello che fa l'anello lenitivo. No. Vabbè, qui ho toccato tutto. Sto tranquillo. Allora, sono tentato di cercare sulla wiki se esiste quella... Allora, aspetta. Poi se me lo son perso e ce l'ho. No, l'unica cosa che ho in questo momento è ogni attacco magico si accumulano PM. Che per ora mi conviene avere l'amuleto, considerando che c'ho totale 200. Cioè, posso fare due draghi bianchi... e un porte del paradiso. Minchia. E posso fare due draghi bianchi, un porte del paradiso e un chiaro di luna con 200 PM. Mi sembra abbastanza per ora. Oddio, forse allora non mi serve. Salvone rapido. E ragazzi, Domani si continua domani, dai. Domani terra promessa, prendiamo il bastone, poi si guarda da lì dove andremo. Vediamo se si apre subito la porta per il drago e si va a menar drago. Ovviamente non rimembro, quindi a domani. Domani meniamo qualsiasi cosa di pericolosissimo evidentemente c'è dopo questa salitina. Ciueo.